Buongiorno, benvenute nel Vlogmas numero 4. Oggi è il 5 di dicembre. Oggi Riccardo a casa non c'è mai sceso perché ha citofonato il corriere, c'è un pacco, quindi posso immaginare cosa possa essere, però lo scopriamo dopo insieme. E quindi attendiamo che arriva e oggi abbiamo un po' di cose da fare. Ok, è arrivato. E dobbiamo fare spesa, albero di Natale, insomma, sarà un vloggone. Pacco Jeez. Colvin! Ora vi spiego Cos'è? tutto, ora vi spiego tutto. Ecco ragazzi, allora il pacchettino è questo qui di Colvin. Si tratta di un'azienda che tratta fiori freschi, quindi spettacolare, non vedevo l'ora che arrivasse. È una collaborazione, saluto Colvin, ringrazio anche Marta, la ragazza con cui ho chiacchierato. E, ragazze, che dire, non vedo l'ora di spacchettarlo insieme a voi e diciamo che noi donne siamo un po' tutte sulla stessa barca, no? Quindi ci dobbiamo dare un po' di consigli su come arredare casa in modo un po' innovativo per questo Natale. E diciamo che uno poi si stufa, no? Delle solite decorazioni natalizie, ci va qualcosa di diverso, ma magari non abbiamo il tempo per andare a cercare l'addobbo perfetto. Quindi diciamo che è anche carino il poter eliminare un po' la plastica, no? Le solite decorazioni di plastica che non sembrano neanche poi così realistiche. Quindi Colvin ci dà l'opportunità di avere delle decorazioni originali, fresche e naturali. Ci sono diverse opzioni, tra l'altro, per farvi un esempio, da un'elegante corona, una stella di Natale, un mini abete o un bouquet di fiori di cotone, agrifoglie eucalipto, insomma, ci sono tante tante opportunità che questa azienda ci dà per arredare anche un po' la nostra casa per il Natale. E in modo tra l'altro semplice e naturale con spedizione gratuita, quindi non andate a pagare la consegna, consegna in 24 ore. Infatti è arrivato oggi, è cascato proprio a pennello perché oggi pomeriggio faremo l'albero di Natale, quindi decorerò tutta casa e ovviamente Colvin farà parte dei miei addobbi. E soprattutto consegne in tutta Italia, quindi se volete fare un regalo, un pensiero a qualcuno che non abita vicino a voi, quale occasione migliore? Apriamo un po' insieme. Ta-da! Oddio, ragazzi, è un profumo pazzesco. Qua c'è il bigliettino con i saluti. Bellissimo. E il mio mazzo, in questo caso, se vi piace, adesso ve lo tiro fuori. Mamma mia, è pesantissimo! Ah, ma è legato! No, vabbè, ragazzi, è pure legato, cioè, accuratissimi anche nel sistemarli, veramente. Ah, sleghiamo. E se no si sballottola, ma che bello! Allora, questi qui che hanno mandato a me sono fiori dal nome Rudolph, sono veramente bellissimi. Adesso Riccardo è andato a cercare un vaso bello grande per metterli in acqua. Mi piacciono da impazzire, ragazze, sono veramente molto belli e fidatevi che fate un figurone. Tra l'altro io vi lascio un codice sconto qui per voi con il nome del mio canale, Robertina, così potete avere un po' di sconto. E tra l'altro hanno aggiunto alla collezione di Natale un sacco di novità, quindi corone, perfetti magari per il centro tavola, per il pranzo natalizio, oppure bouquet di fiori freschi, cotone naturale, tipici rametti natalizi, quindi le bacche per esempio, no? Alberelli natalizi, insomma ragazze, c'è da sbizzarrirvi, andate a dare un'occhiata sul loro sito, io vi lascio tutte le info nell'info box, mi raccomando, andate a curiosare. Tra l'altro ragazze, abbiamo tolto il sacchettino sotto, c'è cioè fresh bag, ma veramente accuratissimi, io non ho mai visto una cosa così bella, veramente. E per tenerli umidi nel viaggio, cioè incredibile, fantastico. E poi dentro c'erano anche le bustine perché durino più a lungo, quindi ora le mettiamo nell'acqua. Bene ragazze, adesso sto per scendere. Riccardo e Alessandra già mi aspettano sotto perché andiamo a fare un giretto al Lidl. Dobbiamo fare un po' di spesina perché non c'è più niente in casa e voglio vedere le offertine natalizie, quindi vedere se c'è qualche cosina di carino. Non lo so, sapete che lì c'è anche oggettistica molto carina sotto Natale, quindi andiamo a curiosare un po', quindi vi portiamo con noi. E poi nel pomeriggio, quando torna Fede da scuola, faremo l'albero di Natale. Io non vedo letteralmente l'ora. Quindi niente, giornatona con noi.
noi finalmente un vlog un po' più lungo perché ho qualcosa da mostrarvi di un po' diverso dalle mie solite giornate casalinghe. E niente, bando alle ciance, andiamo perché è tardissimo. Eccoci, stiamo andando Eccoci! al Lidl. Ma perché io sembro eschimese e tu sembri E io sono tutta in coperta. Italia? E io sono bardato come se ci fossero meno 25 gradi. Esatto, non siamo in Canada. Oh Canada, oh No, Canada. Dov'è il vino del Canada? Ragazze, commentate qui sotto ma il vino del Canada. figurati! No, io ho freddo, però comunque essendo c'è il sole, ed essendo comunque tarda mattinata, non fa tutto questo freddo estremo, quindi va bene. E niente, siamo tentati di fare anche un saltino al mercatino dell'usato che c'è qua da noi accanto al Lidl. Non è che siamo tentati, noi lo facciamo. Noi lo facciamo, perché io dovete sapere che ho un piccolo, come si può dire, rituale, che quando andiamo lì, ti conviene passare di qua forse, no? Quando andiamo al mercatino dell'usato io devo fare tappa fissa, non a vedere soprammobili, cose. Io devo vedere i giochi da tavola. Quando andiamo al Lidl? Al Lidl? No, volevo dire mercatino. Hai detto quando andiamo al Vabbè, avete mercatino capito, dell'usato? Madonna, com'è pignolo. No, ma Loro hanno capito. beate voi, lo spiegate anche a me, per Che favore. scemo. Non è come È sembra? cattivo, è brutto e cattivo. Bastardo e pignolo. Allora te lo dici da solo. Pure il capitano del Titanic dicevano, ma sì, è un rumorino da niente. Comunque niente, adesso facciamo un giro lì nei giochi da tavola e vediamo cosa c'è. Wata! Il nostro amante delle spade deve dare un'occhiata. Sì, poi in questo momento sono nel periodo giusto Oh, per fare qualche ma smettila. controllino. Eccoci qua, io adoro quest'angolino, ragazze, cioè veramente vado proprio fuori di testa. Tutti i giochi da tavola e poi qua c'è un sacco di libri per bambini, infatti stavo dando un'occhiata perché a Fede piacciono molto i libri. Soprattutto mi ha richiesto qualcosa sull'universo, è molto curioso, quindi vedo se trovo qualcosa, vediamo un po'. Quante cosine, mamma mia, lì ci sono anche i videogiochi. E qua c'è la topolina che fa la nanna. Spesa Ehi, non far in vedere troppo. corso, spesa in corso, No, ma poi vi troppo. farò il video spesa, quindi non vi faccio vedere più di tanto. Ci sono un sacco di giochi per bambini anche. E niente, ora vediamo che altro prendere. Appena finito di farvi il video spesa, qua c'è il bottino, borse vuote, pannolini in offerta. Tra l'altro, grazie mille, ma ringrazio anche nel video spesa perché se non era per voi non sapevo e non sarei andata al Lidl a prendere i pannolini in sconto. Non è vero, io lo sapevo. Ma non è vero. Assolutamente Ecco appunto. E mentre facevo il video spesa, il papà ha dato la pappa a questa bella bimba che no. Chi è disse: papà? Tu sei papà. Ah, non ricordavo, scusa. Che vi saluta, fai ciao ciao. Ciao ciao, fai vedere chicchi di riso. Beh, come la cacca? Lo sto spingendo veramente. Guarda! Davvero sto facendo la cacca, ma è tutta rosa, amore! Vogliono una coccotta, brava, falla tutta che dopo ci cambiamo. Ci facciamo un bagnetto poi. Ste mani. Sono andata a prendere Federico, sono passata al supermercato che dovevo prendere appunto anche le traversine per Nala e un altro paio di cosine e ci tenevo a farvi vedere anche il regalino che ci ha portato un'amica di famiglia di Riccardo. Veramente sfiziosissimo e carinissimo per la bimba per il battesimo perché purtroppo non è riuscita ad esserci. È un regalino di Idexè. Aspettate che con una mano è sempre molto complicato. Allora, aspettate che giro la videocamera. Ok, poi c'è il bigliettino, dopo vi faccio vedere anche quello perché è carinissimo. Allora, ho preso un completino, c'è il pantalone, tutto 12 mesi, quindi glielo metto tra pochissimo perché inizia già a vestire quasi 12 mesi, nonostante ne abbia 9 tra un paio di giorni. Quindi, pantalone.
con questa maglietta carinissima da mettere sopra, sempre 12 mesi con le scarpette da ballerina, dance, plié, carinissima, e poi la felpina da mettere sopra, che è spettacolare, la mia stellina, la nostra stellina, la reginetta, quindi è perfetta, skin shiny, shiny star. Stella luminosa, bellissima. Mi piace tantissimo, quindi grazie mille Luisella. Sperando che guarderà questo video perché le ho parlato del mio canale, quindi magari andrà a dare un'occhiata. Ah, vi faccio vedere solo il fuori del bigliettino che è qualcosa di tenerissimo. Mi ha colpito un sacco, veramente molto bello. Aiuto! Guardate che carino. Auguri per il tuo battesimo, è troppo troppo dolce, è dolcissimo questo orsacchiotto. E questo insomma è il regalo di Luisella. E poi siamo andati io e Federico al supermercato e abbiamo praticamente incontrato Luce, Babbo Natale, che praticamente ha lasciato già due doni per Federico e Alessandra e uno per me e Riccardo. Vero Fede? E ha saputo che oggi pomeriggio facevamo l'albero di Natale e quindi ha lasciato questa alce bellissima per Federico, perché lui è il fratello maggiore, quindi c'era quello più grande. E poi c'è questo piccolo orso bianco vestito da babbo per la piccola Alessandra, quindi è il suo primo peluscino di Natale. E insomma, questo è un regalino che ho voluto fare ai miei bimbi e a me e a Ricky. Questo qua lo appenderemo all'albero, tra l'altro, perché ha anche il buchino, quindi molto molto bello. E niente, adesso aspettiamo papà Ricky che arriva su con il malloppo. È arrivato lo scatolone! Mamma mia, ragazze, quanti ricordi! Poi guardate cosa ho trovato, anzi cosa ha trovato Ricky, perché l'ha aperto, l'ho visto sorridere, ho detto cos'è, cos'è? E aiuto, aspettate perché con una mano è sempre molto complicato. Guardate, questi qui li avevamo comprati, questa sarebbe Alessandra e questo qui Federico. E lo avevamo comprato che io ce l'avevo nel pancione. Che tenerezza! Guardate la tenerezza del papà! Che si nasconde dietro al pino. Pino! E quindi è troppo dolce, non vedo l'ora di rimetterli sull'albero. Fai ciao, amore! Ciao, ciao! Cosa starà facendo Riccardo? Ma lì che gira, che gironzola. Lo scoprirete dopo, va. Sembra pazzo, va avanti e indietro. Questo è l'albero che avevamo prima, che praticamente, amore, mettiti vicino. Ta-dan! È molto piccolino. E c'è venuto un raptus. Un bel sostegno. E praticamente ci è. Che stai facendo? Si sta limonando l'albero. Ci è venuto un raptus e abbiamo detto: no, quest'anno è arrivata anche Ale e vogliamo un albero un po' più grande. Fede sta facendo la prova a luci e adesso apriamo l'albero nuovo. Vediamo com'è. Diamo una mano. Thank you.
facendo una sorpresa a Federico. Gli stiamo lasciando l'albero vecchio, tutto per lui in camera sua.